Sì, che dobbiamo regolamentare le criptovalute, gli NFT e la blockchain, perché è ora di bastarla con queste tecnologie non regolamentate, perché la regolamentazione deve portare la regolamentazione. Ciao a tutti e buon caffè. Allora, regolamentazione, la sentiamo oramai questa parola da anni. Sì, ma cosa vuol dire effettivamente regolamentare? Che cosa comporta? Quali sono i vantaggi? Quali sono i limiti eventualmente? Ma soprattutto chi dovrebbe farla? E chi dovrebbe farla? Perché non l'ha ancora fatto? Premessa doverosa, io non sono un legale, non ne capisco di cose legali, ogni tanto mi confronto con dei legali e devo dire che percepisco questa differenza di sincronizzazione, di tuning delle nostre onde cerebrali, per cui, come dire, facciamo fatica ogni tanto a comunicare per assunti diversi di partenza che abbiamo. Però, forse anche solo per un esercizio, vi racconto, cioè, come la vedo io, in maniera che così magari, non so, con qualche legale poi cominciamo a parlarne seriamente. Allora, regolamentazione è un termine che viene continuamente ripetuto, che si sta svuotando piano piano di significati, perché è sempre più vago, almeno con il mio percepito, quello che dovrebbe essere la regolamentazione, quello che dovrebbe portare, chi dovrebbe farla. Quel poco che si è visto è stata veramente una roba molto molto triste, nel senso che, come spesso purtroppo succede, quando arriva qualcosa di nuovo, i regolamentatori cercano di dire facciamo finta che sia una cosa vecchia e gli applichiamo le regole vecchie. Criptovalute, NFT, li equipariamo a oggetti d'arte e gli applichiamo le stesse regole del oggetti d'arte. Poi è stato diventato no, li equipariamo a valuta estera, gli applichiamo le stesse regole della valuta estera. Quando poi, come dire, la differenza fra il nuovo e il vecchio è talmente ampia, tutti questi processi di cercare di, per riduzione, di andare a retro applicare delle forme di pensiero che non si possono più applicare a qualcosa di nuovo, cominciano a fallire e far acqua da tutte le parti. Quindi, come potrebbe essere la regolamentazione nell'ampio oramai mondo blockchain, criptovalute, NFT, applicazioni varie, applicazioni del legal tech, applicazione del corp tech, eccetera, che si basano su questo? È un problema e nessuno vuole, come dire, mettersi a pelare questa gatta, perché fa un po' paura a tutti, fondamentalmente. Fa un po' paura perché è difficile farlo e perché le conseguenze potrebbero essere un po' un'arma a doppio taglio. Regolamentare la blockchain e le cripto, secondo me, si può fare fondamentalmente, diciamo, in poche, diciamo, categorie di approccio. Allora, la prima potrebbe essere quella di dire: riteniamo valida questo tipo di applicazione con queste conseguenze legali se ci sono queste premesse. Che è un po' quello che è stato fatto articolo 8.3 del decreto semplificazione, eccetera eccetera. Quindi la roba in blockchain ha questa validità, la validità della forma scritta, se ha queste caratteristiche di partenza. Quindi riconosco una funzione, riconosco un'applicabilità delle cose in blockchain, quindi bene, apro e permetto alla blockchain di funzionare in un mondo a livello legale. Altra applicazione, riconosciamo, non so, la validità della notarizzazione, molto magnanimo, nel senso che è come dire, siccome c'è una dimostrazione matematica sotto che le cose funzionano in una certa maniera, come se abbiamo fatto una legge per cui accettiamo che 2 più 2 faccia 4, a casa mia la matematica dovrebbe avere la precedenza su qualsiasi legge e quindi se c'è una dimostrazione che le cose funzionano così dovresti riconoscerla. Al più, cosa potresti dire? Open timestamp lo consideriamo un sistema per fare notarizzazioni, e sì, però obiettivamente non mi dà le garanzie di chi l'ha fatto, di quante ne abbia fatte, eccetera eccetera, quindi può dire sì, riconosco la validità, ma non ti dico che è valido al 100% perché effettivamente delle dimostrazioni non me le dà. Ma anche questa è un'apertura. Terzo caso, regolamentare le criptovalute, e lì qualcosa un po' di più si è già fatto, ovviamente, perché c'è il discorso di dire KYC, AML sugli exchange, ma attenzione, sono stati regolamentati l'operazione degli exchange, non è stata regolamentata, come dire, l'attività sulle criptovalute. L'attività sulle criptovalute fatte dagli utenti tramite gli exchange, ma nel mondo esclusivamente criptovalute, cioè quello lo puoi regolamentare? No, non puoi. Cioè, adesso è venuto fuori anche questa cosa, si sentiva: l'Unione Europea vieterà l'utilizzo di wallet anonimi. E come fai? Cioè, chi è il genio che ha avuto l'idea di
proporre una legge di questo genere? Perché adesso, permettetemi la battutaccia, cercare di fare una legge che dice vietiamo l'utilizzo di wallet anonimi è come fare una legge che prevede di vietare di fare un peto in un ascensore. È esattamente la stessa cosa, uguale, stessi effetti, stessa applicabilità, stessa inutilità. Perché il wallet è una cosa che uno si fa in casa, tu non puoi imporre alla matematica di funzionare in quella maniera lì. Cioè, fondamentalmente una legge di questo genere vuol dire io impongo che un passaggio matematico sia fattibile, sia valido, sia utilizzabile solo nel momento in cui io ho una somma, come dire, solo le somme che faccio A più B devono essere sottolineate. Se non sono sottolineate, se non c'è un dato in più, se c'è un elemento in più che è il fatto che non siano anonime, quindi associarle a un nome, senza spiegare come, senza spiegare chi, senza spiegare come vada fatto, allora quell'addizione non si può fare. È ovvio che non sta in piedi, non, assolutamente non funziona. Senza considerare poi una roba pazzesca, cioè il fatto che comunque qualsiasi regola un legislatore prevederà sarà valida all'interno di una zona geografica confinata, limitata da dei confini, perché sono i confini all'interno del quale quella regola, quella giurisdizione vale. Ma se in un altro paese, un altro Salvador, le cose funzionano in maniera completamente diversa, lì quelle cose sono legali. E il problema è che un mondo centralizzato, geolocalizzato, confinato, cerca di mettere delle regole, di ingabbiare, di governare, un mondo che è per sua natura decentralizzato, inarrestabile, globale. È ovvio, è evidente che non c'è un modo facile per fare questa cosa qua, e probabilmente non c'è proprio un modo per farla questa cosa qua, e che se tu mi prevedi dei divieti qua, io mi sposto nel paese dove non è vietato e boh, e tu che fai? Che fai? Molte delle regole della famosa regolamentazione che dovrebbero andare a dire questo non si può fare, questo non lo consentiamo, non stanno in piedi. Quindi molte delle regole che dovrebbero essere dei freni, dei blocchi, dei divieti imposti sulle criptovalute, per come è fatta la blockchain, per il discorso della decentralizzazione, per l'anonimato pseudonimato, per la crittografia forte, non si possono fare, non avrebbero senso. Cioè sarebbe come fare una legge che prevede una punizione quando tu poi fondamentalmente o non sai chi l'hai fatta, o non sai dove è stata fatta, o non sai come punire la persona, no? Che è un po' quello che è capitato con il discorso del GDPR, quando anche qui si favoleggia in maniera pedestre sull'applicabilità del GDPR alla blockchain, non capendo che, come dire, bisogna ragionare in maniera diversa, noi tutti cominciano a dire ma non so chi è che fa il trattamento dei dati, se è il miner eccetera eccetera. Certo che non lo sai, non lo saprai mai, perché stai applicando un ragionamento pre-blockchain a una cosa che è completamente diversa. Le applicazioni in blockchain devono essere fatte tenendo conto del GDPR, fatte in maniera contesta, fine, ok? Ma è proprio il cercare di incastrare queste due cose che non si incastrano, non si incastreranno mai, o di forzare questo incastro che non ha il minimo senso. Ecco, quella è un po' la situazione difficile del regolamentatore, secondo me. Cioè, nel senso, il regolamentatore si trova in una situazione estremamente complessa da governare. Per cui usciranno mai queste regole? Bah, servirebbe qualcosa? Servirebbe veramente qualcosa? Cioè, è veramente necessario fare questa regolamentazione? Mi chiedo. Perché secondo me no. Cioè, uno dei mantra, anche ad esempio il fatto di dire la regolamentazione aumenterebbe l'accettazione perché le persone sarebbero più sicure. Ma manco per niente, ma assolutamente no. Le persone non si tuffano in questo mondo semplicemente perché non ne sanno abbastanza, perché tutti quelli che si sono avvicinati e ne sanno abbastanza si sono poi tuffati di testa e non sono più tornati indietro, perché quando questo mondo lo conosci non ti serve che ci sia qualcun altro esterno che ti dica ci sono delle regole, allora funziona. Perché le regole sono dentro il sistema e ti piacciono di più le regole dentro il sistema di quelle messe fuori. Quindi la regolamentazione aumenterebbe l'adozione? No, assolutamente no, la regolamentazione non farebbe assolutamente questo. Ci sono decine di esempi nella storia di cose che non sono regolamentate, che sono adottatissime da tutte quante le parti. A chi serve la regolamentazione? A chi deve metterla? Qual è il senso? Io quando penso al regolatore, al legislatore, al legale che vuole regolare la blockchain e che si mette lì con una figura come dire adesso diciamo noi cosa si può fare e cosa non può fare, a me ricorda mia figlia.
Mia figlia, quando eravamo qualche tempo fa davanti al semaforo, come fanno molto spesso i bambini, imponeva la manina sul semaforo, si concentrava tantissimo e diceva: vedi papà, l'ho fatto cambiare io il semaforo, no? Convinti di avere questo tipo di controllo, e andava in giro tronfia, convinta di avere questo potere sui semafori. Ecco, a me sembra che il regolatore e tutte le varie realtà sulla blockchain abbiano esattamente lo stesso tipo di potere, abbiano esattamente lo stesso tipo di ruolo, lo stesso tipo di rapporto, e che siano semplicemente, come dire, interpretando questo ruolo di poter dare una regola, di poter dare delle imposizioni, di poter far cambiare il colore del semaforo, quando in realtà su tutto questo discorso, come dire, sono a parte, sono lontani, non lo so, boh. Ecco, questa qui era un po' la mia riflessione, il mio, come dire, avvicinamento a questo mondo cripto anarchico, forse, non lo so, mi viene un po' la vena così, però sarei, come dire, curioso di capire le vostre interpretazioni. Comunque, sta di fatto che questo mondo, quello dei legali, dovranno sicuramente parlarle e, come dire, dovranno riconoscere le rispettive posizioni, mettiamola così in maniera gentile. E nulla, fatemi sapere cosa ne pensate voi, quali sono le vostre opinioni al riguardo. Noi ci vediamo al prossimo caffè. Ciao!